a tutti, buonasera a tutti, benvenuti al nostro webinar organizzato appunto da SML insieme a Compliance Design, che ringrazio, ma ringrazio in particolare per primi Alessio Castronuovo e Giacomo Aleo, che sono stati i promotori di questa iniziativa che l'associazione ha trovato estremamente interessante ed è stata condivisa dall'avvocato Emilio Girino, che è qui con noi, managing partner dello studio Ghidini e Girino Associati, e da Fabrizio Vedana, soprattutto, che è il nostro coordinatore della commissione FinTech e socio fondatore di ASML, che ringrazio per tutto quello che sta facendo su questo argomento molto attuale e molto molto interessante, e anche Alberto Borri, che è un giovane professionista con cui ho avuto il piacere di lavorare. Ringrazio soprattutto tutti i partecipanti, numerosissimi, e passo quindi la parola, ascoltando anch'io con attenzione quello che ci racconteranno, all'avvocato Emilio Girino. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a Tiziana Bonarino, presidente della SML, per questa presentazione, grazie alla condizione degli altri colleghi amici presenti, naturalmente a tutti i partecipanti. Il mio compito è un po' ingrato, perché devo descrivere, devo tentare di tracciare quella che è la cornice normativa che riguarda, che investe il fenomeno criptovalutario. Motivo per il quale io ho un titolo idealmente questo mio intervento come la complessa e incompleta cornice delle criptorealtà fra incomprensione e sottovalutazione. Infatti, per iniziare, vorrei proprio evocare due concetti: certezza e impressione. La certezza è che senza dubbio i fenomeni criptovalutari, quindi abbracciando tutta la, chiamandola così in modo ecumenico, criptorealtà, sia stata altamente e improvvidamente sottovalutata dai legislatori e di conseguenza dai regolatori mondiali. L'impressione, l'incomprensione è che ad alimentare quella sottovalutazione sia stata una sorta di incomprensione dell'accadimento. Da leggersi a suo volta in una duplice chiave. E cioè, per un verso, un preconcetto senso di sufficienza, e permettetemi forse di snobismo normativo, verso una realtà superficialmente giudicata come un fenomeno transitorio, priva di un autentico futuro, una sorta di grido anarchico destinato in qualche modo a scardinare completamente l'intermediazione bancaria mondiale, e come tale però ritenuto incapace di raggiungere questo obiettivo. E per altro verso una incapacità, o se vogliamo una mancata volontà, di addentrarsi all'interno della struttura economica e finanziaria di questi nuovi prodotti per cogliere la vera essenza giuridica, al di là delle apparenze e degli arcani tecnologici che possono mancare. Quando circa l'impegno a fare le criptorealtà cominciarono a prendere prepotentemente piede nel panorama monetario e finanziario mondiale, il prevalente sentiment di operatori e regolatori fu la messa in guardia contro i rischi tipici di una non fiat currency, all'epoca i crypto asset non avevano ancora raggiunto il livello di evoluzione attuale, e non parliamo di epoche così lontane. Quali sono i rischi tipici di una non fiat currency? È molto semplice: si tratta di una valuta non garantita da un'autorità centrale, dunque priva di sicurezza, di quella sicurezza insita a qualunque valuta avente corso legale, e trattata elettronicamente, dunque fortemente esposta a rischi informatici, soprattutto a rischi di hacking, e è decisamente opaca, e tanto in fase di creazione quanto in fase di scambio, e quindi pericolosamente impiegabile anche per finalità di riuscita. La conseguenza di questo approccio, che oggi si rileva in prospettiva piuttosto lineata, fu proprio la scelta di assoggettare anzitutto criptovalute e gestori delle medesime alla disciplina dell'antiriciclaggio. E fu così che, sdoganata la nozione di distributed ledger technology ad opera della legge di conversione del decreto 315 del 2018 e in attuazione delle direttive antiriciclaggio, per quanto concerne l'Italia, due decreti legislativi, il 90 del 2017 e il 125 del 2019,
modificando il decreto antiriciclaggio, hanno finito per introdurre la nozione stessa di valuta virtuale e di prestatore di servizi virtuali, legittimando così di fatto un fenomeno, ma legittimando solo ai fini del controllo antiriciclaggio. Fra l'uno e l'altro intervento, quello del 17 e quello del 19, si registra però una sensibile variazione, oserei dire, additiva e ampliativa, perché se noi leggiamo la nozione di valuta virtuale introdotta con col primo intervento di emendamento del decreto antiriciclaggio, scopriamo che la stessa è qualificata come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale, da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta di un percorso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, attivata e negoziata elettronicamente. Questa era la prima versione. Nel 2019, dopo le parole beni o servizi, si aggiungono significativamente le parole o per finalità di investimento. Di pari passo, la nozione di prestatori di servizi in valute virtuali, concepita e più abbattuta nei seguenti termini: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, nella versione di viceversa successiva, quella del 2019, assume un'ampiezza completamente diversa, perché alla loro conversione da ovvero in valuta aventi corso legale si aggiungono queste parole: o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione, all'intermediazione, nello scambio delle medesime valute. La differenza è notevole, è certamente notevole, e fra l'uno e l'altro intervento si colloca un mio scritto pubblicato nel 2018, poi chi lo desidera lascerò anche gli estremi per poterlo recuperare, nel quale, dopo una approfondita disamina critica del fenomeno, prevede la conclusione che pure la criptovaluta, in ragione della sua amplissima volatilità, figlia a sua volta di un sistema di scambio ancora connotato da una forte intrasparenza e da un'assenza di garanzia centralizzata, non poteva che essere considerata una forma di investimento, ricadendo nel concetto, nell'ampio concetto di prodotto finanziario, genus conosciuto al testo unico della finanza, e che include, oltre al numero chiuso degli strumenti finanziari, anche tutti quei prodotti aventi natura finanziaria. E quando un prodotto ha natura finanziaria? Quando ricorrono, secondo ormai una codifica operata da Magos, tre requisiti: la dazione di denaro, la promessa o aspettativa di un rendimento e l'assunzione del relativo rischio. Qualificazione già accolta dalla Cassazione con la sentenza 2736 del 2013 e successivamente, e in maniera molto più puntuale e più prossima alla definizione che ho appena dato, anche dal TAR Lazio con la sentenza del 27 gennaio 2020, 1077. Né a ben vedere occorre che esista una specifica promessa o reclama di rendimento, come invece ha affermato la Cassazione penale nel 2020 con la sentenza 26807. Essendo sufficiente l'accertamento di un'aspettativa intrinseca di rendimento, tema sul quale, se vogliamo, si potrebbe anche discutere e disquisire. Ma la fondatezza di quel tentativo di conciliazione appare in qualche modo confermata, oltre che da una prassi che addita non più dell'1,5% delle criptovalute circolanti attualmente impiegate come mezzi di pagamento, anche dalla successiva evoluzione normativa, dove, come abbiamo visto, la valuta virtuale assume altresì funzione e fine, sottolineo fine oggettivo, non irrilevante motivo soggettivo, di investimento, e dove soprattutto il raggio operativo dei cambi a valute virtuali viene ampliato ben al di là dello spettro operativo tipico di un cambio a valuta ordinaria, essendo i primi concesso lo svolgimento di attività e di servizi che ai secondi invece naturalmente non sono concessi. Perché, come abbiamo notato un istante fa, il cambio valute non soltanto si limita a convertire il Bitcoin o l'Ethereum in euro e in dollari e viceversa, ma può addirittura
emettere, offrire, trasferire, compensare, acquisire, negoziare, intermediare, scambio di trattamento. E parlo di cambio valute perché proprio in forza di un'altra norma, che è l'articolo 17 bis del decreto legislativo 141 del 2010, come 8 bis e 8 ter, i prestatori di servizi in criptovalute sono equiparati ai cambi valute ordinari. E coerentemente il decreto ministeriale del 13 gennaio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio del 2022, li sottopone ad una disciplina equivalente, con tanto di obbligo di iscrizione all'OAN e di segnalazione periodica dei dati identificativi del cliente e dell'operazione compiuta. Dunque, è ben più che intuitivo concludere che attualmente nel sistema giuridico esiste una pesante dicotomia istituzionale, non scevra da ricadute in termini di stabilità dei mercati e di impatto concorrenziale fra finanza innovativa autogenerata e finanza tradizionale. Nella sostanza si permette ad un cambio valute non solo di cambiare, ma anche di emettere, offrire, compensare, negoziare, intermediare, attività tipiche di una banca o di un intermediario finanziario. E allora perché mai non giungere, neppure nell'ambito della stessa disciplina AML, che considera i gestori di servizi virtuali non come gli operatori finanziari, ma come altri operatori destinatari della disciplina, perché non giungere ad un'equiparazione operativa? Dove è finito, mi domando, il principio di neutralità tecnologica? Il tutto con effetti potenzialmente devastanti sull'intero sistema bancario e finanziario, sulla tutela degli acquirenti investitori, sulla stessa tenuta degli impianti di politica monetaria, ma anche sul comportamento degli stessi operatori e gestori di valute virtuali che debbono, una volta per tutte, sapere esattamente cosa possono o cosa non possono fare. E qui sta un po' anche il problema della sottovalutazione cui accennavo in esordio. Oggi questo fenomeno così snobato e sottovalutato esprime una realtà fatta di oltre 2500 criptovalute, non esistono soltanto quelle più note, quelle più celebri, e supera una capitalizzazione, questi almeno gli ultimi dati noti, una capitalizzazione mondiale di 2550 miliardi di dollari, quindi non parliamo di un piccolo fenomeno destinato ad esaurirsi come un focherello di paglia. E sono anche certo che nel momento esatto in cui pronuncio queste parole e questi numeri saranno sicuramente inesatti, perché con ogni probabilità saranno molto più elevati, anche perché non esiste una quotazione ufficiale globale di tutte le criptovalute esistenti. L'unica vera equiparazione risiede propriamente nella disciplina antiriciclaggio, cui la legge sottopone i cambiavalute sia fisici sia virtuali. Ma la domanda qui è: quanti e quali operatori del settore potranno effettivamente garantire il rispetto delle norme in materia, per esempio, di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette? E si parli che non è una questione di taglia, di potenza economica organizzativa dell'operatore, perché vi sono operatori in criptovalute che non trattano volumi enormi, ma che si sono già attrezzati con adeguate risorse tecniche e umane per fronteggiare gli obblighi legislativi. E vi sono invece operatori di maggior stazza, specie se operanti dall'estero e quindi in grado di bucare i confini normativi attraverso la capillarità della rete, che nei fatti adottano meccanismi molto più corretti. Ma c'è un rimbalzo ulteriore di tutto questo. Come dovranno e potranno comportarsi gli operatori tradizionali, le banche, gli intermediari finanziari, che saranno chiamati a interfacciarsi con la criptorealtà? Come e in che modo valuteranno flussi attivi o passivi provenienti da o diretti a wallet virtuali? Qui non mi fermo perché ci sono altri regolatori, in particolare Leo Castrovo, che operano direttamente sul campo e quindi potranno fornirci tutte le indicazioni tratte anche da loro, immagino, esperienze. Queste due problematiche, dunque: da un lato una mancata equiparazione tra criptovalute e investimenti in fiat currency, foriera di potenziali ricadute sugli impianti monetari e finanziari e sui modelli concorrenziali, da un lato, e dall'altro lato un forte interrogativo sull'effettività della disciplina AML,
dovranno necessariamente porsi al centro delle future, ma direi molto rapide, attenzioni del legislatore. Altro discorso, e qui sarò molto breve, perché altri relatori si occuperanno più specificamente di questo tema, in particolare Alberto Borri si occuperà di illustrarci la tassonomia del cosiddetto regolamento MiCA. Altro discorso vale invece per il non fungible token di NFT. Categoria questa vastissima, eterogenea, in cui si assommano oggetti digitali incorporati diritti di più svariata natura, dagli NFT che racchiudono strumenti finanziari e per i quali dovrebbero avere una regola automatica per l'assoggettamento alla disciplina vincolistica riservata, a quelli che includono semplicemente attestati di possesso di determinati beni fisici o virtuali, criptovalute incluse, a quelli che incorporano diritti di partecipazione reddituale societaria, e infine a quelli ibridi, dove la componente attestativo proprietaria si mescola anche con la componente finanziaria. O se non si mescola potrebbe anche assumerla, perché nel caso in cui un NFT sia di fatto oggetto di una dinamica più o meno organizzata di domanda e offerta, si porrebbe un problema evidente, non diversamente da quanto accadrebbe per una società, per il distinguo che corre tra una società immobiliare che si limita a detenere degli immobili e una società immobiliare che, oltre a possedere l'immobile, ha anche delle proprie azioni o quote negoziate in una borsa o in un'altra tra gli investitori. Nel frattempo mi viene da dire che chi investe in NFT, specie quelli artistici, non resta che suggerire la più ampia cautela possibile, rifuggire dalla frenesia acquisitiva di beni o grandezza economica il cui valore potrebbe oscillare in maniera imprevedibile e considerare con attenzione anche i cosiddetti white papers, sorta di prospetti, la cui definizione e omologazione è ancora un tema molto controverso. Questa costante lentezza, e oserei dire titubanza decisionale, fa sì che gli NFT possano diventare, venendo al tema che Duce occupa, un punto di fuga per le stesse criptovalute e per gli altri strumenti analoghi di natura sostanzialmente finanziaria, approfittando di vuoti normativi destinati a rimanere tali per lungo tempo, così sfuggendo tra l'altro proprio agli obblighi antiriciclaggio pensati e operanti solo per le criptovalute e non per la più vasta famiglia dei cryptoassets. Il MiCA, ad esempio, andrà a regime soltanto nel 2024-2025, un termine in sé breve, ma un termine in realtà immenso per una tecnologia sempre più accelerata e caricata, quale quella della blockchain e del distributed ledger. Altro aspetto sul quale i legislatori, e con ciò concludo, e i regolatori dovrebbero attentamente e rapidamente riflettere e ancora più rapidamente agire. Non più tardi di un paio di mesi fa, il commissario console Paolo Ciocca, in un webinar tenutosi al Politecnico di Milano, ha testualmente affermato: se non si sgombra il campo dalle incertezze, un mercato ordinario farebbe fatica a partire. Parole che sento di farmi e con le quali concludere questo mio breve intervento, ringraziandovi per l'attenzione. Grazie Emilio, grazie all'avvocato Girino per le stimolanti riflessioni che, con le quali ha introdotto al meglio anche i temi che verranno affrontati nel seguito. Prima di lasciare la parola al successivo relatore, con Compliance Design abbiamo preparato un sondaggio che adesso vedrete online, al quale potrete partecipare dando il vostro benestare al trattamento dei dati ai fini privacy. È un sondaggio molto semplice, vi chiediamo: per voi i non fungible token sono A, pura speculazione; B, un modo nuovo di investire in arte; C, sono complementari allo sviluppo del metaverso. Vi diamo il tempo durante l'intervento del dottor Alberto Borri di PwC TLS di partecipare a questo sondaggio. Nell'introdurre Alberto, permettetemi solo due ulteriori riflessioni. Ormai quotidianamente, non è uno scherzo, non è una battuta, non è un modo di dire, ma è un'affermazione che deriva dalla constatazione che ormai quotidianamente
tutti i giornali o i principali giornali, in particolare i giornali economici e finanziari italiani, ma la stessa cosa vale all'estero, trattano una volta del tema delle criptovalute, quindi i famosi Bitcoin, un'altra volta del tema del metaverso, un'altra volta del tema dei non fungible token. Questa è l'ulteriore conferma, se ce n'è bisogno, dell'attualità del tema, ed è per questo che con questo incontro abbiamo appunto cercato di portare l'attenzione di voi tutti a queste tematiche, perché spesso e volentieri si vede solo l'elemento speculativo o quasi fantastico di questo mondo. In realtà è un mondo, come scrive oggi anche il Sole 24 Ore, riportando gli esiti di una importante ricerca di un'istituzione finanziaria storica come è Citi, che nel 2030 si stima che il mercato del metaverso arrivi a cubare qualcosa come 13 trilioni di dollari. Si dice, beh, nel 2030, beh, il 2030 è tra 8 anni, non è tra un secolo, quindi 13 milioni. E sempre nei giorni scorsi, ancora una volta il 24 ore, parlando proprio di non fungible token, di NFT, parla di altra indagine che ha dato conto del fatto che gli scambi sugli NFT mostrano una crescita esponenziale delle vendite di NFT legati all'arte e ai collectible, scambi che nel 2021 hanno superato gli 11 miliardi di dollari. Voi dite, beh, non saranno stati tanto più bassi l'anno precedente, no? Nel 2020 erano 30 milioni, quindi c'è stata evidentemente un'impennata significativa. E qui, e poi mi taccio e passo la parola ad Alberto, dice ancora questa ricerca che in media questi NFT vengono posseduti da chi li compra per un mese prima di essere rivenduti, mentre chi compra opere tradizionali li tiene normalmente per 25-30 anni, se non per tutta una vita. Ultima cosa, attenzione, quindi dice questa ricerca, a che cosa? Al wash trading, all'aumentare in modo artificioso del valore degli NFT, agendo su entrambi i lati della transazione. Sappiamo che stiamo parlando di beni che non hanno dei veri e propri mercati, sicuramente se sono dei mercati non sono ad oggi mercati regolamentati, sono dei quasi OTC per gli addetti ai lavori, mi capiscono sicuramente. Il riciclaggio di denaro e il furto di immagini e proprietà intellettuale degli artisti. Da qui anche lo stimolo ad approfondire il tema e dire, ecco, ma che cosa si deve fare per prevenire l'eventuale utilizzo degli NFT per finalità di riciclaggio? Sembrerebbe in ogni caso che il 74% dei collezionisti che sono appartenenti alla categoria degli network individuals ha comunque, nonostante questi rischi, acquistato NFT spendendo in media $9,000. Questo è un'ulteriore conferma di che cosa? Che comunque, nonostante i rischi che abbiamo detto di speculazione, di potenziale furto e via dicendo, comunque il mondo dei clienti private sta sempre di più avvicinandosi a questo mondo, tanto da investire mediamente, nel 74% dei casi, almeno $9,000 nel corso dell'ultimo anno del 2021. Ecco, un po' queste sono anche le premesse che accompagnano questa seconda parte, dopo l'inquadramento che ci ha fatto in maniera molto chiara ed efficace l'avvocato Girino, della seconda parte del nostro incontro, partendo anche e soprattutto da Alberto, che ci aiuterà a capire, dopo il quadro normativo italiano, capire che cosa sta succedendo a livello europeo, quali normative ci dobbiamo aspettare che arrivino, se arriveranno mai, sul tema proprio specifico anche degli NFT. Grazie Alberto della tua presenza, so che hai anche delle slide.
Sì, grazie Fabrizio, buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Io ho delle slide, ok, perfetto, le dovreste vedere. Allora, grazie anche all'avvocato Girino per la notevole introduzione specifica su quello che è il contesto normativo attualmente in vigore in Italia e grazie per gli spunti che ha già dato riguardo alla mia presentazione e al mio intervento di oggi. Attualmente, come diceva l'avvocato Girino, il mondo dei crypto asset e delle criptovalute in generale è comunque compreso in vuoti normativi a livello nazionale ed europeo. Oggigiorno non c'è una regolamentazione precisa che vada oltre alla normativa antiriciclaggio a delineare una serie di requisiti, di oneri o di obbligo per tutti i soggetti che svolgono la propria attività nel mondo dei crypto asset cosiddetti. È notevole da questo punto di vista però gli sforzi che sta facendo la Commissione europea nel regolamentare queste nuove tecnologie. Innanzitutto il regolamento MiCA, che sarà la proposta di regolamento oggetto della mia analisi, della mia breve analisi di oggi, è e sarà quel regolamento, quindi quella normativa, diciamo cardine, che andrà a regolamentare tutto questo nuovo mercato che si sta sviluppando. E a seguito anche dei numeri che ha esposto adesso Fabrizio, vediamo come questo nuovo mercato sia sempre più impattante per la stabilità dei mercati e per i consumatori. Di conseguenza la Commissione europea ha introdotto un nuovo pacchetto di finanza digitale, quindi un ampio pacchetto di misure adottate a livello comunitario per andare a dettare e delineare una serie di obblighi normativi in materia appunto di finanza digitale. Questo nuovo pacchetto ha come scopo quello di rendere sempre più competitiva il settore finanziario dell'Unione europea, permettendo a una serie di consumatori e di soggetti di avere un accesso a prodotti finanziari sempre più innovativi attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, ma mantenendo al contempo una tutela per il consumatore finale e per la stabilità dei mercati. Il pacchetto di finanza digitale è quindi composto da una strategia in materia di finanza digitale per l'Unione Europea e sui pagamenti al dettaglio più di alto livello da parte della Commissione Europea e poi al suo interno prevede il regolamento sui mercati delle criptoattività, il cosiddetto regolamento MiCA, l'atto sulla resilienza operativa digitale, quindi il cosiddetto DORA, e poi una proposta di regolamento pilota sull'utilizzo della tecnologia DLT per le infrastrutture di mercato. Quest'ultimo regolamento, il cosiddetto pilot regime on DLT, è una proposta di regolamento, una proposta di progetto pilota abbastanza tecnica che andrà a regolamentare, stabilire i requisiti per i sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi di regolamento titoli che volessero andare a utilizzare le nuove tecnologie DLT per appunto i loro funzionamenti, ma sicuramente il regolamento MiCA, per quello che ci interessa oggi, è quella normativa che andrà ad avere il maggiore impatto sul mercato a livello europeo, sul mercato di crypto asset. Quindi passando specificatamente a quella che è un overview del regolamento MiCA, prima di tutto è necessario analizzare quelli che sono gli obiettivi di questa nuova proposta di regolamento. La Commissione europea attraverso questo regolamento mira ad armonizzare quello che è il framework normativo a livello europeo in materia di crypto asset. Questo perché attualmente all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in maniera molto accennata, in maniera diciamo così evidente, ci sono una serie di difformità e di previsioni normative differenti, ad esempio in Germania e in Francia. Il regolamento, essendo direttamente applicabile, a differenza delle direttive, sarà appunto direttamente applicabile negli Stati membri e quindi andrà a uniformare il framework normativo in modo da permettere anche una competitività, diciamo, maggiore per tutti gli Stati membri, evitando così una serie di differenze a livello di Stati membri in materia appunto magari di rigidità regolamentare in questo settore. Inoltre appunto mira a sostenere l'innovazione e a garantire la stabilità finanziaria. Quindi il regolamento MiCA andrà ad applicarsi a tutti quei soggetti che sono coinvolti nell'emissione o nelle offerte di criptoattività e anche nella fornitura di tutti i servizi connessi alla negoziazione e all'emissione delle suddette criptoattività.
È importante però analizzare come il regolamento MiCA non si applichi a determinate tipologie di cryptoasset, che andremo poi a vedere successivamente attraverso quelle che sono le definizioni date da questo regolamento. Innanzitutto il regolamento MiCA non si andrà ad applicare a tutti quelli che sono gli strumenti, i cosiddetti security token, quindi quelle tipologie di cryptoasset, di criptoattività che rappresentano strumenti finanziari. Questo è sempre stato una posizione netta da parte del regolatore europeo, che in maniera molto chiara, a fin da quando queste nuove tecnologie si sono sviluppate, ha appunto delineato come gli strumenti le criptoattività che rappresentino strumenti finanziari siano soggette alla normativa vigente europea in materia di strumenti finanziari, quindi già ricompresi sotto tutta quella che è la normativa MiFID 2, eccetera. Di conseguenza questa tipologia di cryptoasset non rientra sotto l'ambito di applicazione del regolamento MiCA. Inoltre non rientra sotto l'ambito di applicazione del regolamento MiCA tutti quegli strumenti, tutte quelle criptoattività che rappresentano moneta elettronica ai sensi della direttiva 110 del 2009 e tutte quelle criptoattività che rappresentano depositi, depositi strutturati e cartolarizzazioni. Inoltre è interessante vedere come il regolamento MiCA vada a delineare e a prevedere determinati requisiti, soprattutto per una serie di servizi in materia di cryptoasset. L'avvocato Girino prima ha parlato dei prestatori di servizi in materia di valute virtuali, eccetera. Il regolamento MiCA va anche nello specifico a delineare quelli che sono tutti i servizi che saranno regolamentati appunto da questa proposta di regolamento, che sono ad esempio l'emissione e il collocamento di cryptoasset, la custodia e amministrazione degli stessi, poi in materia di custody, questo è un tema oggi molto caldo dal punto di vista soprattutto anche dei soggetti bancari, degli istituti bancari che si stanno affacciando a questa nuova realtà e stanno comunque cercando di capire come strutturare servizi di, e offrire alla clientela servizi di custody di crypto asset che attualmente rientrano appunto nella regolamentazione nella regolamentazione del regolamento MiCA, ma che attualmente il regolamento MiCA, non essendo ancora entrato in vigore e applicabile, necessitano di una serie di valutazioni anche da un punto di vista di tutta quella che è la disciplina civilistica del nostro ordinamento. Inoltre il regolamento MiCA va anche a normare tutti quelli che sono i servizi in materia di ricezione, trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio e per conto terzi e la gestione di una piattaforma di negoziazione in crypto asset. Come vedete, una serie di anche nomenclature riguardo a vari servizi sono riprese da MiFID 2, infatti il regolamento MiCA, la Commissione Europea, è andata comunque a riprendere una serie di previsioni specifiche di MiFID 2, estendendole anche a questo nuovo settore, per garantire la tutela dei consumatori e andare a dare una chiarezza regolamentare su questo nuovo, in questo nuovo settore. Per quanto riguarda le tempistiche di questo regolamento, correttamente l'avvocato Girino prima ha introdotto che questo non sarà applicabile prima del 2024-2025. Diciamo che le tempistiche del regolamento MiCA non sono, prima di tutto il regolamento prevede che una volta che questo entrerà in vigore sarà applicabile 18 mesi appunto dalla sua entrata in vigore. Non sapremo ancora quando ci sarà un testo definitivo da parte della Commissione Europea, anche se nel mese di marzo ci sono state una serie di modifiche al testo della proposta di regolamento da parte del Parlamento Europeo, che vedremo poi successivamente, molto interessanti. Nell'ultimo mese, diciamo che dal punto di vista regolamentare in materia criptoasset ci sono state molte novità, forse dovute anche, a mio parere, a purtroppo gli scenari mondiali che si stanno delineando con la guerra in Ucraina, con le sanzioni a una serie di soggetti. Quindi non sapremo ancora quando il regolamento MiCA sarà pubblicato in Gazzetta, ma si stima comunque che si parla comunque di fine 2023, inizio 2024, da cui poi decorreranno 18 mesi per la sua applicazione. Come dicevo in precedenza, il regolamento MiCA dà una grossa mano dal punto di vista della tassonomia di questo nuovo settore e di queste nuove, diciamo,
così definiti crypto asset, andando a dare delle specifiche definizioni, perché quando si parla di una determinata tipologia di crypto asset, di criptoattività, bisogna capire bene di cosa stiamo parlando, perché dalla sua definizione, dalla sua appunto categorizzazione, dipende una serie di una determinata disciplina applicabile. Quindi il regolamento MiCA definisce come criptoattività una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita o memorizzata elettronicamente attraverso la tecnologia DLT, quindi va a definire cosa si intenda con il termine criptoattività o crypto asset in inglese, che è la famiglia generica, il termine generico per indicare questi nuovi strumenti, andando poi a definire più nello specifico, ad esempio, cosa si intenda per utility token, che viene definita come quella tipologia di criptoattività che fornisce l'accesso digitale a un bene o un servizio mediante DLT. Potenzialmente gli utility token potrebbe essere anche il biglietto del cinema, che può essere tokenizzato e appunto offerto ai consumatori attraverso la nuova tecnologia, e permette appunto l'accesso a un determinato bene o un servizio. Il regolamento MiCA inoltre va a definire cosa si intende invece per token collegato ad attività, o asset reference token in inglese, definendo quelle come asset reference token quel tipo di criptoattività che intende però mantenere un valore stabile facendo riferimento a un determinato sottostante, che può essere una merce, una determinata valuta o una combinazione anche di questi sottostanti. Una specifica tipologia di asset reference token in particolare sono gli e-money token. Gli e-money token sono appunto definiti dal regolamento MiCA come quella tipologia di criptoattività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di pagamento, come mezzo di scambio, e che mira a mantenere il suo valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiat, di una moneta fiduciaria. Quindi questi token di moneta elettronica, a differenza di le criptovalute più famose come Bitcoin eccetera, che sono completamente decentralizzate e, come stiamo vedendo oggigiorno, sono soggette a fortissime oscillazioni, fluttuazioni, i token di moneta elettronica invece si andranno ad ancorare a una valuta avente corso legale per mantenere il proprio valore nel tempo e per essere utilizzati come mezzo di scambio, di pagamento. Un esempio è Tether, che è una tipologia di crypto asset che si ancora al dollaro, quindi al dollaro americano, statunitense. Quindi un Tether vale un dollaro, così facendo mantiene stabile il suo valore. Inoltre il regolamento MiCA va quindi a delineare quelli che, cosa si intenda per fornitori di servizi per le criptoattività, definizione che è simile a quella introdotta appunto dalla normativa antiriciclaggio, definendo come soggetto la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi uno o più servizi per le criptoattività su base professionale. Quindi, ricapitolando, il regolamento MiCA va a prevedere una serie di obblighi e di richieste di autorizzazioni, l'obbligo di pubblicare un white paper, che, come accennato prima, è quel documento che andrà a racchiudere tutte le caratteristiche e le informazioni riguardo a un determinato crypto asset. Il regolamento MiCA appunto andrà a disciplinare lo specifico tutte quelle che sono le previsioni in materia di emissione di token collegate ad attività, di token di moneta elettronica, prevedendo poi una serie di ulteriori specificità, come qui riportate, in materia ad esempio di prevenzione degli abusi di mercato relativi alle criptoattività, riguardo alle autorità competenti, che saranno ABE ed ESMA, e tutte quelle che sono appunto le autorizzazioni e le condizioni di esercizio per i fornitori di servizi connessi alle criptoattività. Per non rubare troppo tempo agli altri relatori, vorrei soffermarmi per concludere su quelle che sono le principali novità del nuovo testo regolamentare, che appunto è stato modificato in data di 17 marzo da parte del Parlamento europeo. Avendo visto adesso cosa si intenda con le varie terminologie che sono state introdotte dal regolamento MiCA, è interessante vedere come ad esempio gli NFT, i cosiddetti non fungible token, dall'attuale testo del regolamento MiCA sembrerebbero non rientrare nel suo ambito di applicazione, perché appunto ai sensi del considerando 8 ter il regolamento MiCA prevede come siano esclusi dall'ambito di applicazione tutte quelle che sono le criptoattività che sono uniche, non fungibili e non frazionabili, accettate solo dall'emittente. Qui poi
sulla definizione di non fungibilità, diciamo che si potrebbe discutere approfonditamente, perché comunque attraverso un'interpretazione più rigida una serie di crypto asset potrebbero essere ritenuti come non fungibili, perché unici, caratterizzati da una stringa alfanumerica unica, però comunque il regolamento MiCA magari pecca non andando a introdurre una definizione di non fungibilità. Comunque attualmente, da quello che vediamo appunto nel regolamento, gli NFT sembrerebbero esclusi dal suo ambito di applicazione, e appunto è la commissione stessa che specifica come si dovrebbe valutare la necessità di introdurre una regolamentazione ad hoc per questa tipologia di crypto asset. Inoltre, velocemente, un'altra novità interessante è stata quella, c'è stato un dibattito sulle modalità di mining, quindi di creazione di questi nuovi crypto, di crypto asset. Una parte del Parlamento europeo riteneva troppo dispendiosi a livello energetico determinate tipologie di mining, come ad esempio l'utilizzo della proof of work, eccetera, e volevano appunto negare l'utilizzo della tecnologia proof of work per creare questi nuovi token. Cos'è stato introdotto? Alla fine questo emendamento non è passato, fortunatamente, a mio avviso, però è stato previsto che entro il 1 gennaio 2025 la Commissione europea debba comunque includere l'estrazione di criptoattività tra le attività economiche che contribuiscono alla EU Financial Taxonomy lato ESG. Quindi comunque c'è una attenzione importante anche dal punto di vista ESG su queste tematiche. Inoltre, velocemente, le piattaforme di scambio di crypto asset decentralizzate saranno esenti dal requisito di personalità giuridica, essendo in quanto decentralizzate, non essendoci un soggetto che possa appunto organizzare o avere comunque la responsabilità della rete. E inoltre vengono assegnati all'ESMA poteri di supervisione sugli asset reference token e all'EBA la supervisione sugli money token. Inoltre, tema molto importante è il fatto che l'ESMA sarà tenuta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento MiCA a elaborare e presentare alla Commissione europea una serie di tecniche di regolamentazione che vadano di norme tecniche di regolamentazione che vadano a definire i criteri e le caratteristiche per cui un determinato crypto asset si qualifichi come strumento finanziario e di conseguenza non sia soggetto all'applicazione del regolamento MiCA. Questo sarà molto importante perché aiuterà tutti gli operatori del mercato, tutti i soggetti che vogliano creare security token o crypto asset simili, capire se questi siano soggetti alla normativa finanziaria vigente o alla regolamentazione appunto ad esempio del regolamento MiCA. Inoltre vengono introdotte una serie di previsioni in materia antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che direi di lasciare la parola agli altri relatori che andranno specificatamente ad analizzare questi temi. Grazie Alberto, molto interessante l'intervento che hai fatto, che ci ha evidentemente ancora di più ricordato che stiamo parlando di un mondo che diventerà anche regolamentato, quindi se vogliamo un'ulteriore conferma del fatto che sono asset che a vario titolo troveranno, in alcuni casi hanno già, in alcuni paesi hanno già trovato una loro cittadinanza precisa, mi riferisco a due paesi come San Salvador, al quale si è aggiunto proprio oggi, mi viene detto, anche la Repubblica Centrafricana nell'adottare il Bitcoin come moneta avente corso legale. Ma poi c'è tutto il mondo, come ben hai evidenziato tu, dei cosiddetti crypto asset che a vario titolo verranno regolati, e anche qui stiamo parlando di una normativa, come ci dicevi, che non sarà vigente a brevissimo, ma 2 anni o 3 anni che saranno, sicuramente passeranno abbastanza in fretta. Tu, Alberto, a che generazione appartieni? Sicuramente, perdonami, non sei generazione Z, forse sei un millennials? No, millennials no, però sono, sì, sono nato. Sei lì, millennials sei dall'81 al 96, io ahimè... Sono nella fascia millennials, anche millennials, se diciamo che ora i nuovi millennials sono quelli nati dal 2000 in poi, quindi comunque anche... I nativi digitali e le nuove generazioni
che sicuramente adesso si stanno affacciando a queste nuove tipologie di beni così definiti in una maniera devastante, cioè davvero impattante rispetto a determinati soggetti che hanno una difficoltà maggiore a utilizzare queste nuove tecnologie, anche comprendere queste nuove tipologie di criptovalute, eccetera, perché magari non molto diciamo alla mano con queste nuove, anche con questa nuova, secondo me, visione del mercato e del mondo, perché comunque qui parliamo di tecnologie completamente rivoluzionarie. Assolutamente. Figurati noi, dico noi perché sia io che Emilio apparteniamo alla generazione X, quella dei tra i 65 e gli 80, e quindi diciamo una generazione che ha imparato ad utilizzare queste tecnologie, ma non ha ancora la confidenza né che hanno i millennials come te o le generazioni ancora successive come Z e le generazioni Alpha. Io ho due figli, uno del 2003 e uno del 2008, e appartengono quindi alla generazione Z o Zoomer, come dir si voglia, e qui introduco i relatori successivi, cioè Alessio Castronuovo, che lavora da Fineco Bank, ma oggi è qui anche soprattutto per la sua diciamo il suo interesse anche universitario al mondo degli NFT, delle criptovalute, e con lui Giacomo Aleo, AFC Group Manager, e entrambi ho il piacere di averli nella commissione FinTech di ASOML. Questa commissione, come già ricordava Tiziana Ballarini, è una commissione nata poche settimane fa e ho l'onore di coordinarla, e ne fanno parte, oltre a me, anche tutti i relatori presenti oggi, quindi Emilio, Alessio, Giacomo, Alberto e con loro anche altri. Credo che alcuni siano anche collegati in questa questo webinar. Allora, perché il tema della generazione? A quale generazione appartieni? Perché Alessio e Giacomo ci parleranno di un caso che è diventato addirittura un documentario di Netflix, il caso di Quadriga, e non vi nascondo che io prima, diciamo, di questo webinar non conoscevo questa vicenda, e Alessio e Giacomo mi hanno suggerito di vedere il documentario su Netflix. Io sono arrivato a casa, ho detto a mio figlio, al neo diciottenne, ho detto: guarda, perché non l'hai visto? Ho detto: no, non l'ho visto. E mi ha detto: come, non conosci il caso di Quadriga? Ma ho detto: non conosco il caso di Quadriga. Ecco, questo mi ha fatto toccare, se ce n'era bisogno, ancora una volta, il diverso livello conoscitivo che hanno i nostri figli, che sono gli investitori di domani, i risparmiatori di domani, chiamiamoli come vogliamo, con quello che è il livello di conoscenza, se volete mi permetto di dire, anche magari superiore alla media che può esserci da parte di chi sta entrando sempre di più in questo mondo. Lascio a questo punto la parola ad Alessio e Giacomo, che ringrazio molto, e raccontateci un po' meglio voi questa, perché Quadriga dovrebbe rappresentare un caso, un leading case, parlando di controlli NFT, antiriciclaggio e via dicendo. Non so chi dei due inizia, a voi okay, la parola. Comincio io, se Giacomo vuole. Intanto chiedo se è possibile condividere le slide che abbiamo preparato. Esatto. Ok, quindi buon pomeriggio a tutti, anzitutto. Come vedete abbiamo preparato questa infografica di sintesi del topic di cui proponiamo oggi, che ha appunto come punto di partenza il documentario di Netflix, tra l'altro rilasciato il 30 marzo scorso, che mette in luce appunto tutte le premure, i rischi, gli aspetti da considerare con riferimento all'operatività in valute virtuali, poi rappresentati sotto forma di normativa dalle autorità di regolamentazione e di vigilanza, con un distinguo. Nella parte A superiore è rappresentato la SIS della regolamentazione cripto, naturalmente dapprima in ambito antiriciclaggio, mentre nella parte inferiore è riportato il 2B della disciplina, per i cosiddetti VASP o CASP, no? A seconda
che vogliate considerare il meccanismo crittografico nell'acronimo da utilizzare come introdotto appunto dal MiCAR, diversamente poi dalle definizioni che vi annuncerà Giacomo rilasciate dal GAFI. Invece per la manina riportata in basso a sinistra vi diremo in coda, ricordate solo che con questo tweet un utente fa presente alla community di Twitter che i suoi NFT sono stati hackerati e appunto cerca aiuto alla community. Nella slide 2 invece sono state enucleate alcune citazioni del documentario rappresentative dei dubbi circa l'operatività appunto dell'exchange protagonista del documentario, comprensive anche del sospetto, lo leggete nella parte destra della slide, di riciclaggio del denaro rilevato dalle autorità di vigilanza canadesi, dagli esperti coinvolti, fino appunto al monito dei clienti truffati e del box in basso a destra, che sono in realtà i veri protagonisti del documentario, che si sono organizzati con una apposita chat di Telegram, e tra questi uno dei clienti truffati appunto fa suo, no, quel claim che ha una paternità direi italiana se non proprio siciliana, appunto follow the money, no? Quindi questa è la premessa introduttiva, solo per dirvi che in questa prima parte Giacomo rappresenterà il framework ML, nella seconda parte vediamo il 2B, che dicevo prima, per poi chiudere con un focus sulle piattaforme di NFT. Detto questo, passo la parola a Giacomo per poi risentirci. Grazie Alessio. Buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate bene. In primis ringrazio l'avvocato Ballarini e l'avvocato Vedana per aver reso possibile l'organizzazione di questo evento e i colleghi per i loro interventi. Prima di procedere nel viaggio del tempo qui rappresentato, è utile rappresentare velocemente le definizioni odierne del GAFI di Virtual Asset e Virtual Asset Service Provider, tra l'altro già perfettamente anticipate dall'avvocato Girino, che ne ha anche rappresentato l'evoluzione nel tempo. Per virtual asset, il GAFI intende una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente o trasferita e che può essere utilizzata per fini di pagamento o investimento. I virtual asset non includono rappresentazioni digitali di valute fiat, titoli e altri asset finanziari che sono già coperti altrove nelle raccomandazioni del GAFI. Per VASP, quindi Virtual Asset Service Provider, il GAFI intende qualsiasi persona fisica o giuridica, non coperta altrove nelle raccomandazioni, che come business conduce una o più delle seguenti attività che ora elencherò, operazioni, per o per conto di un'altra persona fisica o giuridica. Quindi le attività sono scambio tra attività virtuali e valute fiat, scambio tra una o più forme di attività virtuali, trasferimento di attività virtuali, dove per trasferimento il GAFI intende condurre una transazione per conto di un'altra persona fisica o giuridica che sposta un bene virtuale da un indirizzo o conto ad un altro, custodia e o amministrazione di attività virtuali o di strumenti che consentono il controllo di attività virtuali, e partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all'offerta e o alla vendita di un'attività virtuale da parte di un emittente. E questo, se volete, è un passo da gigante rispetto al giugno 2015, quando il GAFI non dava la definizione di virtual asset, ma come vedete la definizione di virtual currency, di valuta virtuale, definendola come una rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente e funziona come mezzo di scambio e o unità di conto e o riserva di valore, ma non ha corso legale in alcuna giurisdizione. Inoltre all'epoca il GAFI non identificava i VASP, bensì genericamente i fornitori di prodotti e servizi di pagamento di una valuta virtuale. In questa timeline non vedete anche la quarta direttiva, perché venendo pubblicata il 20 maggio 2015, ossia ancora prima della prima guida del GAFI, non menziona minimamente le valute virtuali, che invece verranno affrontate nella quinta direttiva. Nel frattempo però Banca d'Italia già il 30 gennaio 2015 condivideva con EBA l'opportunità di scoraggiare gli intermediari ad acquisire, detenere o vendere valute virtuali e a veicolare tale criticità anche ai clienti stessi, poiché in assenza di adeguati presidi e di un quadro regolamentare certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, i rischi potevano esporre a perdite e inficiare di conseguenza la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità degli intermediari stessi. Dopo due anni, quindi siamo al 25 maggio 2017, con il recepimento italiano della quarta direttiva, il legislatore italiano anticipa di un anno
alcune delle previsioni che saranno stabilite un anno dopo dalla quinta direttiva. In particolare, sottopone agli obblighi antiriciclaggio i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ossia ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi a titolo professionale servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conversione da ovvero in valute aventi corso legale. Contemporaneamente viene previsto un regime di censimento degli stessi presso una sezione speciale del registro dei cambiavalute istituito presso l'OAM, argomento che rimandiamo poi al 13 gennaio 2022 con il decreto MEF, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022, quindi 2 mesi fa, e di cui ci parlerà nel dettaglio successivamente Alessio. Mancano ancora all'appello i wallet provider, ossia coloro i quali forniscono servizi di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Questi, insieme ai prestatori di servizi di cambio, vengono finalmente introdotti a livello europeo sotto le maglie dell'antiriciclaggio dalla quinta direttiva il 30 maggio 2018. Tornando in Italia, la UIF, riprendendo e integrando una prima comunicazione che aveva fatto il 2 febbraio 2015 e che si ricollegava evidentemente ai warning di EBA e Banca d'Italia che ho citato in precedenza, il 29 maggio 2019 licenzia una comunicazione circa l'utilizzo anomalo delle valute virtuali, tracciando alcuni profili comportamentali a rischio ad essi connessi, anche perché nel frattempo le 3 autorità di vigilanza europee, l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA, continuavano ad avvertire i consumatori dei rischi nel detenere valute virtuali, evidenziando presenza di informazioni fuorvianti, mancanza di trasparenza dei prezzi, totale assenza di tutela del consumatore, oltre ovviamente all'oscillazione dei prezzi. In particolare la UIF avverte gli intermediari finanziari, specie quando prestano servizi di pagamento, di valutare con specifica attenzione le operazioni di prelievo e versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento connesse con operazioni di acquisto e vendita di valute virtuali realizzate in un arco di tempo circoscritto e per importi complessivamente rilevanti, le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di virtual asset e le figure di collettori, che vedremo fra poco nel caso pratico numero 3. Ovviamente, ai fini di un corretto apprezzamento delle singole fattispecie, è indispensabile, dice l'UIF, considerare anche la presenza di indici reputazionali negativi sulle persone fisiche coinvolte. In conclusione, il documento UIF rammenta ai soggetti obbligati, in presenza di attività che interessano più intermediari, la condivisione delle informazioni ai fini SOS, così come l'opportunità di istruire, di fare formazione adeguata al personale addetto alle SOS, ovviamente in ambito criptovalute. Per completezza, allo scopo di indirizzare le segnalazioni riferibili all'utilizzo anomalo di criptovalute, la UIF rende anche disponibile ai segnalanti l'utilizzo di un'apposita nota detta fenomeno P12 Virtual Asset. Il 4 ottobre 2019 viene quindi emanato il decreto legislativo 125 che da un lato recepisce i contenuti della quinta direttiva antiriciclaggio e dall'altro revisiona il testo attuativo della quarta direttiva in accoglimento di una lista di problemi, una list of issues inviata dalla Commissione europea, ed è per questo che si parla anche di correttivo. Come anticipato, quindi anche l'Italia in questo caso sottopone agli obblighi di riciclaggio i wallet provider. In seguito, nell'ottobre 2018, il GAFI apporta delle modifiche alle proprie raccomandazioni per chiarire in maniera esplicita che le stesse si applicano ad attività finanziarie che coinvolgono virtual asset e aggiungendo al glossario le nuove definizioni di virtual asset e di VASP, Virtual Asset Service Provider, e la raccomandazione 15, così come modificata, richiede che i VASP siano regolamentati per finalità di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, soggetti a licenza o registrazione e a sistemi efficaci di monitoraggio o vigilanza. Mentre invece nel giugno 2019 il GAFI introduce una nota interpretativa alla raccomandazione 15 per chiarire ulteriormente come i requisiti debbano essere applicati ai virtual asset e ai virtual asset service provider, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'approccio basato sul rischio alle attività o alle operazioni concernenti i virtual asset. Nel rapporto del 14 settembre 2020, che vedete elencato nella timeline, contenente gli indicatori di anomalia relativi ai virtual asset, il GAFI non fa altro che integrare le linee guida del giugno 2019, ponendosi l'obiettivo di aiutare gli enti segnalanti, ossia le istituzioni finanziarie, le imprese non finanziarie, i professionisti e i VASP, nell'identificazione e nella segnalazione di potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che coinvolgono virtual asset.
Evidentemente per limiti di tempo non entrerò nel merito di tutti i cluster di anomalie evidenziati dal GAFI, basti ricordare che restano sempre validi i classici indicatori di anomalia legati evidentemente a rischi geografici, alla dimensione anomala delle transazioni rispetto alle informazioni soggettive del cliente fornite in fase di onboarding. A questi evidentemente si aggiunge l'utilizzo della tecnologia e delle nuove pratiche ad essa collegate, come ad esempio l'uso dei siti web di scambio peer-to-peer, i servizi di mixing o tumbling delle valute virtuali e pattern di operatività comuni nei casi di ransomware, come ad esempio numerose transazioni scaglionate e regolari senza ulteriori transazioni poi registrate durante un lungo periodo di tempo successivo. Utilizzo di IP sospetti e così via. Alcuni di questi indicatori di anomalia poi li incontreremo successivamente nell'analisi dei casi pratici. Tra le ultime modifiche applicate alle linee guida nel 28 ottobre 2021, il GAFI chiarisce anche lo status dei token non fungibili, quindi degli NFT. È doveroso ricordare che gli obblighi del GAFI derivano dalla natura dei servizi offerti e non dagli strumenti tecnologici, come ad esempio la blockchain, o da altre caratteristiche operative della piattaforma. La tecnologia sottostante al bene non è un fattore decisivo nel determinare il regime applicabile al bene. E quindi il GAFI afferma che gli NFT non sono generalmente considerati virtual asset, secondo la definizione del GAFI che vi ho detto all'inizio. È tuttavia importante considerare la natura degli NFT e la loro funzione pratica. Alcuni NFT che non sembrano costituire virtual asset possono rientrare nella definizione di virtual asset se vengono usati in pratica per scopi di pagamento o investimento. Inoltre, gli NFT che sono venduti sui mercati secondari hanno maggior probabilità di essere considerati virtual asset e dunque gli operatori dei mercati di NFT ricadono senza dubbio nella definizione di VASP, come poi vedremo in conclusione. Infine, il GAFI dice che dato che lo spazio dei virtual asset è in rapida evoluzione, l'approccio funzionale è particolarmente rilevante nel contesto degli NFT e delle altre attività digitali simili, e che i paesi dovrebbero pertanto considerare l'applicazione degli standard GAFI agli NFT caso per caso. Andiamo finalmente all'argomento che aspettavamo. Andiamo a vedere alcuni casi pratici di riciclaggio in cui incastriamo gli indici di anomalia che possono aver aiutato la banca nel fare una segnalazione di operazione sospetta. E passiamo finalmente a Quadriga. Spoiler, nel racconto, nella vicenda, non viene mai citata da nessuna fonte la FIU canadese, la Financial Transaction Report Analysis Center of Canada, la FinTrack. Non viene mai menzionata. E come vedremo, la banca di Cotten, che è la Canadian Imperial Bank of Commerce, si accorge dopo quattro anni, dell'operatività anomala di Cotten. Questi sono ottimi elementi per farci riflettere sulla gestione o sulla non gestione finanziaria dell'accaduto. Quindi Quadriga viene fondata a Vancouver nel novembre 2013 da Gerald Cotten e Michael Patrin, ricordatevi questi nomi. L'exchanger dichiarerà bancarotta nell'aprile 2019, quindi 5 anni dopo. In quegli anni la società è considerata fra le maggiori realtà del settore criptovalute in Canada. Il volume di business di Quadriga cresce esponenzialmente nel 2017 insieme all'esplosione del valore di Bitcoin, che passa da $1,000 a $20,000. Parliamo sempre di dollari americani, mai di dollari canadesi. Le acque si agitano quando nel 2018 crolla il prezzo del Bitcoin, poiché questo innesca la corsa degli utenti a ritirare i propri fondi per limitare le perdite. Peccato che intanto Cotten si era reso irreperibile sia nei confronti della banca, come abbiamo detto la Canadian Imperial Bank of Commerce, che nel gennaio del 2018 blocca l'operatività di Quadriga per un ammontare di circa $22 milioni, poiché non riesce a contattare né Cotten né qualcun altro all'interno della società per identificare i titolari effettivi di quei fondi. Si rende reperibile quindi sia nei confronti della banca sia nei confronti degli utenti.
risultando quindi l'unico a conoscere le password per accedere ai conti dove erano conservate le criptovalute gestite da Quadriga. Non riuscendo ad accedere ai fondi investiti nell'exchange e in assenza di tutele legali e contrattuali, i clienti frodati quindi si riuniscono, come diceva Alessio, nella chat di Telegram, in varie chat dedicate al caso Quadriga. E nel frattempo inizia a investigare anche la Ontario Securities Commission, la OSC, l'autorità che regola i mercati finanziari della provincia canadese dell'Ontario. In seguito inizieranno a investigare anche giornalisti investigativi e una società di revisione post-bancarotta. Nel corso delle sue indagini, la OSC riesce a trovare soltanto 46 milioni di dollari dei 215 milioni di dollari affidati dai clienti all'exchange. Di fatto erano scomparsi 169 milioni di dollari. Investigando, l'OSC scopre che Cotten reimpiegava il denaro investito dai suoi clienti in spese personali per aumentare il proprio patrimonio personale e per inviare enormi di quantità di fondi verso altri exchange aventi rapporti bancari incardinati in vari stati esteri, alcuni offshore, tutto questo per fare trading che evidentemente gli andava male. Da qui quindi i primi tre indicatori di anomalia che possiamo trovare, quindi bonifici esteri verso molti exchange, e come diceva prima Alessio, vi ha riportato una chat dell'esperta crypto che dice: come mai un exchange invierebbe le proprie risorse a un altro exchange? Quindi bonifici esteri verso molteplici exchange, bonifici esteri verso paesi con cui il soggetto, quindi Cotten, non ha alcuna relazione d'affari, e bonifici esteri verso paesi offshore. Quindi, come abbiamo visto, intanto Cotten aveva messo in atto la sua exit scam, era scappato. E però anche muore il 9 dicembre 2018 al Fortis Hospital di Jaipur in India. Qualche mese dopo, quindi nel 2019, Quadriga dichiara bancarotta. Solo due settimane, pensate, che Cotten aveva cambiato il suo testamento lasciando le sue proprietà personali relative a 16 immobili più un aereo per un valore di 9,6 milioni di dollari a sua moglie. Evidente che lo schema di Cotten è un classico schema Ponzi, che si inceppa ovviamente nel corso del 2018 con il crollo dei prezzi del Bitcoin. Perché? Perché, come funziona in breve lo schema Ponzi? I clienti investivano il loro capitale, che secondo i dati forniti da Quadriga aumentava o diminuiva in base al valore delle diverse criptovalute, in realtà i soldi erano in costante diminuzione, in quanto, come abbiamo visto, il CEO attingeva tranquillamente con regolarità ai conti senza farlo risultare da nessuna parte. Chi chiedeva di ritirare il proprio denaro veniva soddisfatto solo grazie ai fondi immessi dai nuovi clienti, e questo sistema evidentemente funziona finché ci sono sempre nuovi clienti che continuano a immettere soldi. È ovvio che questo meccanismo si inceppa quando le uscite superano le entrate, cosa che si verifica appunto col crollo del Bitcoin nel 2018. In seguito dalle indagini emergerà che Michael Petrin, l'altro fondatore di Quadriga, nel 2005 sotto il nome di Omar Danani era finito in carcere per un anno e mezzo per furto d'identità e che successivamente aveva provato a nascondere tutto assumendo Reputation, una società di Toronto che rimuove i dati online. Ecco il quarto indicatore di anomalia, seppur onestamente più difficile da identificare, il titolare effettivo con indici reputazionali negativi. Pensate che Petrin e Michael Cotten e Gerard Cotten si erano conosciuti su un sito internet in cui i truffatori si scambiavano pareri su come organizzare truffe online. Petrin con il nome di Sifu e Cotten con il nickname di Sceptre. Per quanto riguarda il secondo caso, questa indagine viene avviata nell'aprile del 2017, solo due mesi dopo che la FIU del Kosovo è ammessa al gruppo Egmont, e questo caso coinvolge 17 FIU. Rappresenta il primo caso kosovaro di condanna per riciclaggio e si contestualizza all'interno della cripto truffa più grande della storia, OneCoin, nonché la più grande del XXI secolo. 4 miliardi di dollari. Essa nasce da una SOS riguardante la società Kuma e i prodotti che offre. Sono pacchetti formativi volti a pubblicizzare il lancio della criptovaluta OneCoin, offrendo token in regalo, quindi moneta grezza, destinati poi questi token a essere trasformati in moneta al lancio di OneCoin
e promettendo ingenti guadagni. Spoiler, la stessa cosa identica avviene anche in Italia, con una società che si chiamava Easy Life SRL. Infatti dalle indagini portate avanti nei vari paesi emergerà sempre che c'è una stretta interconnessione tra la società locale, la società OneCoin Limited, promotrice della criptomoneta, e la società One Life Network Limited, che è la proprietaria del sistema commerciale e venditrice dei corsi di formazione. E infatti i pacchetti offerti da Kuma e da Easy Life SRL sono identici a quelli offerti da One Life Network. Tornando al caso Kuma, la società aveva 4 soci, 2 cittadini kosovari e 2 danesi. La FIU ha scoperto che un socio danese aveva condanne per evasione fiscale e possesso illegale di armi, grazie anche alla SOS che aveva ricevuto dalla banca. E con la collaborazione della banca, la FIU scopre anche che uno dei 2 cittadini kosovari era probabilmente un imbianchino o un operaio edile, analizzando il suo profilo Facebook. E infatti, richiamando in banca il cliente, la FIU appura che quest'ultimo non ha alcuna conoscenza di informatica o di erogazione di contenuti formativi. Inoltre, la One Life Network risultava come società di trading registrata in Belize. Peccato che la FIU del Belize all'epoca dei fatti, ossia metà 2017, avesse già diramato un avviso secondo cui la società non era registrata per fare trading. Tra l'aprile e il luglio 2017 la FIU del Kosovo ha richiesto informazioni a 17 FIU attraverso l'Egmont Secure Web, scoprendo da altre source inviate alle FIU che i clienti di questa società, la One Life Network, erano vittima di truffe. Inoltre, varie autorità di vigilanza avevano già preso con diverse gravità dei provvedimenti, la tedesca BaFin, la belga Financial Services and Markets Authority, l'inglese Financial Conduct Authority e la Banca Centrale di Thailandia. E quindi qui vediamo subito i 2 indicatori di anomalia che hanno portato la banca a fare la SOS: il legame di affari con entità attenzionate da altre autorità di vigilanza, come abbiamo visto, e il titolare effettivo, uno dei 2 danesi, con indici reputazionali negativi. L'epilogo del caso si ha il 28 luglio 2017, quando la banca informa la FIU kosovara che la Kuma aveva istruito un bonifico di 858.000 euro a favore di una gioielleria danese per l'acquisto di metalli preziosi. Su istruzione della FIU, la banca chiede maggiori informazioni sull'operazione, ricevendo dal socio danese una fattura in cui risultava che l'acquirente dei metalli preziosi era la One Life Network e quindi la Kuma era soltanto una società di copertura, un mulo usato per incanalare il denaro verso la società che stava dietro lo schema Ponzi. In questo schema di riciclaggio, evidentemente, i truffatori puntavano sul fatto che il Kosovo avesse scarsi strumenti di cooperazione bilaterale con gli altri paesi, dato che non è un membro delle Nazioni Unite o dell'Interpol e non è riconosciuto da un certo numero di giurisdizioni. Il tribunale kosovaro confischerà 946.000 euro, la più alta confisca, condannerà i 2 cittadini del Kosovo a 2,5 anni di libertà vigilata e poi verrà emesso anche un mandato d'arresto internazionale per i 2 cittadini danesi. Nell'ultimo caso, il caso tra l'altro che viene citato anche nella comunicazione UIF del 28 maggio 2019 ed è contenuto anche nel quaderno UIF numero 11 del luglio 2018, fa riferimento a 3 soggetti persone fisiche che operano come punto di raccolta di fondi provenienti da varie zone del territorio nazionale italiano, con finalità di trasferire le somme ricevute verso piattaforme di scambio ed investimento di valute virtuali. Il caso trae origine da alcune SOS trasmesse da diversi intermediari aventi ad oggetto l'accredito di numerose ricariche in contanti su carte prepagate, intestate ai 3 soggetti, e quindi vedete bene il primo indicatore di anomalia. L'analisi finanziaria eseguita dalla UIF, con riferimento ai rapporti bancari dei 3 soggetti, evidenziava altresì l'accredito di altri bonifici disposti da diverse persone fisiche e facenti riferimento nelle causali l'acquisto di valute virtuali. Dagli approfondimenti condotti dalla Financial Unit italiana, è emerso che tra i disponenti le ricariche risultavano soggetti indagati o condannati per traffico di stupefacenti e affiliazione ad associazioni mafiose o già segnalati alla UIF per utilizzo di fondi derivanti da frodi informatiche, i cosiddetti phishing. I 3 soggetti successivamente disponevano bonifici esteri a favore di 3 exchange aventi rapporti bancari incardinati in vari stati esteri, alcuni offshore, anche diversi da quelli in cui risultavano localizzate le rispettive sedi legali. E quindi qua vedete che ci sono
i successivi indicatori di anomalia. Il quadro finanziario complessivamente delineato ha confermato che tali soggetti agivano come punto di raccolta dei fondi e che i benefici diretti a tali società riportavano tutti la medesima causale, e questa circostanza lasciava ipotizzare che le posizioni in valuta virtuale fossero intestate al medesimo nominativo. Inoltre, alla consultazione di fondi aperte è stato possibile identificare una rete di soggetti, fra cui queste tre persone fisiche che operavano, come abbiamo visto prima, in qualità di collettore, che sulla base di feedback resi dai compratori delle valute virtuali, che erano coloro che facevano le ricariche in contanti, si collocavano fra i migliori venditori sulle piattaforme di exchange. Infine, si è appresa la notizia di indagini dell'autorità giudiziaria a carico di uno dei tre soggetti per reati di falsificazione di documenti di identità e riciclaggio di denaro proveniente da traffico di sostanze stupefacenti, nonché per esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Le relative risorse finanziarie sono state sottoposte a provvedimento di sequestro preventivo. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola ad Alessio per la sua parte. Grazie a tutti. Ok, allora, sperando che Giacomo non vi abbia terrorizzato parlando, diciamo, dei casi critici, adesso parliamo di quelle che dovrebbero essere le prospettive di regolazione sia in Italia sia a livello comunitario, come già accennate anche da Alberto. Dunque, partiamo con cosa succede entro il 18 maggio 2022 in Italia. Succede che coloro i quali operano in valute virtuali, quindi VASP o CASP, come poi vedremo definiti dal MiCA, per operare in Italia devono iscriversi al registro OAM. Qui nella slide vedete che noi lo definiamo registro cambiavalute 2.0, ma semplicemente perché è un di cui, è una sezione speciale del registro cambiavalute, già in essere appunto presso l'organismo agenti mediatori, e quindi in cui si iscriveranno coloro i quali vogliono operare in Italia. Ma chi si deve iscrivere? Coloro i quali hanno una sede legale o una stabile organizzazione in Italia. In più, ed è appunto il titolo che vedete diciamo nella parte superiore della slide, anche coloro i quali operano in Italia online. Chiaramente questo comporta tutta una serie di problematiche dal punto di vista interpretativo su chi possano essere i VASP o quale sia, come sia configurabile l'operatività online. A nostro avviso possiamo prendere a riferimento le attività, ad esempio, che ispettiva e di vigilanza che svolge Consob, e quindi, per essere assai cinico, i VASP che hanno un sito il cui linguaggio è flaggabile in italiano, per il decreto MEF, a nostro avviso, è configurabile la necessaria registrazione in OAM previa l'esercizio abusivo appunto dell'attività di operatore in valute virtuali. Siccome il tempo è poco, cercherò di essere super rapido. Quali sono i must have per iscriversi in questo registro? Anzitutto, si può essere o persona fisica o persona giuridica. Si deve specificare prima della registrazione la tipologia di servizio prestato, quindi che sia di gestione di una piattaforma di negoziazione piuttosto che custodian provider, ovvero gli indirizzi dei punti fisici di operatività, gli ATM, laddove ci fossero, e il sito web. In più, e questo, come dire, questa indicazione, tra parentesi, l'ho aggiunta per tutti quelli che stanno partecipando a questo webinar e operano all'interno di intermediari vigilati, per iscriversi devono allegare copia di una visura camerale aggiornata. Perché dico questo? E perché prima vi dicevo che Giacomo vi ha terrorizzato? Perché naturalmente lato intermediari, quello che occorre sapere, se ad esempio dobbiamo fare un onboarding di VASP e sappiamo che si sta iscrivendo in OAM, è iscritto in OAM e ha allegato anche per registrarsi una copia aggiornata di una visura camerale, probabilmente il sign off che i colleghi dell'antiriciclaggio dovranno emettere può essere sicuramente più facile rispetto a un VASP che opera in Italia anche attraverso un sito web in italiano, ma che naturalmente, laddove non fosse iscritto nel registro, ci potrebbero essere delle problematiche di onboarding. L'altro, diciamo, milestone del decreto MEF appunto del gennaio 2022 sono le segnalazioni trimestrali, e questo è un secondo passaggio rispetto alla registrazione in OAM, ossia
coloro i quali si iscrivono trimestralmente dovranno segnalare all'OAM l'operatività del singolo cliente. Per fare un esempio, al di là dei dati identificativi del singolo cliente, devono comunicare tutte quelle operazioni nel trimestre di riferimento, che possano essere di trasferimento della valuta virtuale o di conversione della valuta virtuale in valuta fiat. Chiude, diciamo, questo quadro super sintetico del decreto MEF il law enforcement, appunto, implementato dallo stesso, ovvero da un lato abbiamo le forze di polizia, tra cui il nucleo speciale della polizia valutaria, insieme alla Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza stessa, ma soprattutto poi ci sarà un ulteriore flusso informativo secondo cui l'OAM, ricevute le segnalazioni trimestrali di cui vi ho appena detto, semestralmente riferirà al MEF di questo pacchetto informativo ricevuto. In più, laddove naturalmente nel novero delle attività istituzionali svolte dovesse avere una segnalazione piuttosto che delle evidenze per cui c'è un VASP che opera in Italia anche online privo di iscrizione al registro, comunicherà in questa relazione semestrale al MEF questa ipotesi di esercizio abusivo dell'attività di VASP, appunto. Nella seconda slide invece, quindi raccontato, diciamo, quello che accadrà in Italia entro il 18 maggio con poi il go live, diciamo, del registro, secondo cui poi avranno 60 giorni i VASP per iscriversi a questo registro, quindi vanno aggiunti al 18 maggio 60 giorni. Raccontiamo quello che sarà, come dicevo in premessa, il to be della disciplina. Perché? Adesso tralasciamo per un attimo l'oggetto del MICAR, che naturalmente ha già esploso in maniera super chiara sia l'avvocato Gino che Alberto, ma andiamo a quello che il MICAR ci dice rispetto ai CASP. Diversamente da quello che vi ho appena raccontato per l'operatività in Italia. E quindi il MICAR ci dice: coloro i quali vogliono svolgere all'interno dell'Unione Europea attività in valute virtuali, qualunque esso sia, diciamo, la natura del servizio prestato, dovranno iscriversi, prima vi ho detto, in un registro nazionale, adesso vi dico il MICAR prevede un registro comunitario detenuto dall'ESMA, per cui per accedere e per iscriversi all'interno di questo registro, i CASP, quindi i provider di servizi in criptoattività, devono fare l'elenco riportato nel box must have, cioè quali sono i must have per perfezionare l'iscrizione al registro ESMA. Anzitutto, diversamente dall'operatività italiana, in questo caso si ha solo la possibilità di svolgere l'attività se si è persone giuridiche, quindi viene esclusa l'opzione persona fisica. Dopodiché, vedete com'è, diversamente dalla slide precedente, l'elenco delle cose da fare, la lista della spesa, della domanda di autorizzazione, è sostanzialmente quattro volte quello per cui oggi si può operare in Italia. E andiamo a vedere perché. Al di là, naturalmente, di quelle che sono le informazioni identificative del provider, piuttosto che il sito web o lo statuto, quello che salta all'occhio, diciamo, degli addetti ai lavori è anzitutto la consegna del piano di continuità operativa, preregistrazione, dei dispositivi di sicurezza, la descrizione delle tutele prudenziali, e sulle tutele prudenziali ci torneremo dopo, ma questo sicuramente è una super novità dal punto di vista comunitario. E qui, diciamo, viene in rilievo di come il MICAR abbia naturalmente una natura e una prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella che è di mera prevenzione, che è dell'antiriciclaggio. Quindi il MICAR dice: ok, vuoi operare come CASP in Unione Europea, devi implementare tutta una serie di tutele prudenziali piuttosto che di tutele, misure di tutela in favore della clientela, paragonabili sostanzialmente a quanto oggi abbiamo per la MiFID. In più, e questo è un ulteriore elemento di novità che ci dà il MICAR, che attribuisce naturalmente nelle mani del CASP che si vuole registrare presso il registro ESMA, deve inoltre implementare tutto un sistema e delle procedure di detection sugli abusi di mercato, perché naturalmente il crypto asset può configurarsi alla stregua di uno strumento finanziario e quindi essere oggetto o soggetto di insider trading piuttosto che manipolazione di mercato.
Alessio, scusami, ti devo chiedere di chiudere in 5 minuti, per favore, okay. Perché stiamo andando fuori dai termini. Scusami, va benissimo. Chiudo in 5 minuti. L'altro elemento di novità rispetto al MiCAR del registro ESMA è che verrà implementato un registro, diciamo, ombra, in cui verranno censiti tutti i CASP o VASP che non sono compliant né col MiCAR né con il sistema antiriciclaggio. Quindi qui sorvolo, vado velocissimo, gli obblighi generali, il MiCAR divide tra obblighi generali rispetto all'operatività in valuta virtuale piuttosto che rispetto a singolo servizio prestato. E quindi ci sono obblighi specifici per chi si occupa di custodia, per chi ha una piattaforma di negoziazione, fino alla consulenza sulle cripto, che, come dicevo prima, è sostanzialmente un copia e incolla della MiFID 2, solo che cambia l'oggetto anziché strumento finanziario, qui abbiamo le cripto. Come promesso andiamo sugli NFT. Anche in questa slide abbiamo riportato degli insight, cioè un'analisi dei dati dall'interno. Allora, quello che vedete qui al centro della slide, per chi non lo conoscesse, è, diciamo, il principe degli NFT, cioè la scimmia annoiata. In questo caso la numero 32, per dare, diciamo, un po' il quadro, contezza economica di quello di cui stiamo parlando, è stato venduto 3 mesi fa a 1080 Ether, che è la currency di Ethereum, che 3 mesi fa equivaleva a 2,85 milioni di dollari. Quindi, naturalmente c'è un problema di presidio, come anticipava l'avvocato Vedana. Naturalmente c'è un tema di presidio, in questo caso delle piattaforme di NFT sull'operatività della clientela, e qui riportiamo, diciamo, quelle che sono le opinioni rispetto alla materia, sia del Tesoro americano, sulla sinistra, sia in basso a destra della direzione investigativa antimafia negli scorsi giorni. Sostanzialmente, la faccio super breve, loro dicono: nel momento in cui c'è questa rischiosità, abbiamo l'antiriciclaggio che oramai ha completato il suo perimetro applicativo, dobbiamo passare necessariamente dalle piattaforme di NFT per monitorare l'operatività della clientela. Tenete anche conto che ad oggi le piattaforme, diciamo i top player delle piattaforme di NFT, già nelle loro condizioni contrattuali prevedono la chiusura o la sospensione dell'account in caso di sospetto nell'operatività del cliente. Mentre, sempre con riferimento alla premessa rispetto ai presidi sul wash trading, per chi, diciamo, non si occupasse di market abuse, wash trading è l'acquisto e la vendita effettuato dalla stessa persona. Detto in italiano è un incrocio, cioè è una declinazione della manipolazione del mercato che è calato nel mondo degli NFT. Sostanzialmente cosa abbiamo? Il proprietario di un NFT, nell'ipotesi della slide di una scimmia annoiata, compra lo stesso NFT ma con un altro portafoglio digitale sempre a lui riconducibile. E in questo caso qual è, diciamo, l'analisi portata in questo Crypto Crime Report di questa società di dati di blockchain? Il rischio qual è? Che se noi abbiamo delle piattaforme di NFT che non identificano il cliente con i suoi dati identificativi ma solo con il suo portafoglio digitale, il rischio di manipolazione del mercato è altissimo, perché naturalmente una stringa alfanumerica non è associata a una persona, di conseguenza non sappiamo mai quando questi due si incrociano e quindi il compratore e il venditore sono la stessa persona, manipolando naturalmente il prezzo dell'NFT verso l'alto. Quindi spero di aver chiuso in 5 minuti. Grazie, sì Alessio, sei stato bravo. Non sono nel rispettare i 5 minuti, ma tu e Giacomo ci avete dato ottimi spunti. Spero che presto le indicazioni, gli indici di anomalia che avete individuato sui 3 casi che avete esaminato possano costituire la base per magari un documento che con la commissione FinTech andremo magari poi a condividere anche con le autorità di vigilanza o a proporre come base di partenza le autorità di vigilanza. Credo che anche ci siano
online ci stiano seguendo delle autorità di vigilanza e le ringrazio e spero che anche da questa odierna conversazione siano emerse le grandi professionalità che ci sono all'interno della Commissione. Vorrei che a questo punto la regia metta in onda gli esiti del sondaggio che abbiamo preparato. Gli NFT per me sono pura speculazione il 18%, un nuovo modo di investire in arte il 42%, sono complementari allo sviluppo del metaverso il 40%. Un commento a caldo proprio a te, Alessio, lo chiedo, 30 secondi, è un esito che ti aspettavi o è diverso da quello che ti aspettavi? Allora, non ho, come dire, l'insight dei partecipanti purtroppo, però mi sembra di capire dalle percentuali che magari l'età media è dei millennial, ecco. Beh, forse anche qualcosa di più di millennial, credo che ci siano anche un po' di generazione... No, la mia generazione, ecco, insomma, sì. Allora mi aspettavo di più una risposta tradizionale, vuol dire che i nostri partecipanti sono super... Sono già sul pezzo, come si sono dice. Sono già sul pezzo, sì. Quindi ancora più pronti ad impostare i controlli o a dare delle regole all'interno dell'azienda. Sì, online no, sono anche arrivate delle domande, ne sono arrivate due in particolare. Non so se ci potete dare una mano voi, io ho chiesto anche ad Alberto se ci riesce a dare una mano a rispondere ad una delle due domande. Alberto Borri vedo che si è collegato con una faccia piuttosto stranita, forse perché non ha avuto tempo di vedere il quesito. Il secondo quesito riguarda in realtà più i VASP, quindi magari lasciamo a Giacomo o ad Alessio il compito di vederlo se riescono al volo. Un altro quesito invece riguarda, lo leggiamo, buonasera, premetto che la normativa antiriciclaggio allo stato attuale è una normativa poco conosciuta su certi ambiti, vista la sua frammentarietà normativa, in particolare nelle nuove modalità di investimento. Tuttavia sorge una questione, quali ricadute potrebbe avere un investitore sul penale, ovviamente in riferimento al reato di riciclaggio. Qui non so se c'è ancora Emilio, forse Emilio è più roba tua questa. Sì, ci sono. Sì. Ma è una battuta in 30 secondi. Presidente, l'investitore chiaramente il destinatario della normativa antiriciclaggio, lo sono intermediari finanziari, lo sono gli stessi cambiamenti virtuali. Quindi un coinvolgimento dell'investitore. Devi avvicinarti un po', non ti sentiamo molto bene. Mi senti meglio adesso? Adesso meglio, sì. Sì, no, stavo dicendo che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sicuramente quelli indicati nel decreto legislativo 231 del 2007, quindi gli intermediari finanziari, le banche, le compagnie di assicurazione, oggi anche i cambiamenti virtuali sicuramente, ma non certo gli investitori. Quindi una possibilità di coinvolgimento anche dello penale se sono delle ipotesi in cui sia ovviamente a conoscenza del fatto che quel privato bene è stato acquistato con denaro sporco, oppure peggio ancora sia complice dell'operazione, ma un coinvolgimento ex se mi sembra molto. Ok, grazie Emilio. Ecco, sul secondo invece che riguarda questa possibile, diciamo, questa discriminazione che potrebbe derivare dalla creazione del registro dei VASP italiano rispetto agli exchanger esteri, chi è che vuole dare così una battuta? Sì, Fabrizio, io ho una battuta su questo, secondo me comunque, allora, tutti quelli che sono gli operatori che offrono servizi in valuta virtuale esteri, soprattutto più grandi, Binance, eccetera, molti di loro hanno la sede principale in paesi comunque, se non a rischio, nella lista dei paesi terzi ad alto rischio, sono comunque paesi dove sicuramente la disciplina antiriciclaggio non è rigida come da noi in Italia e a livello comunitario. Quindi da un lato, a mio parere, è corretto andare a cercare di regolamentare anche questi soggetti, essendo questa nuova tecnologia completamente trasfrontaliera e la possibilità di offrire servizi in tutto il mondo senza bisogno di avere una sede sul territorio italiano, ad esempio, è corretto anche a livello europeo. La Commissione
legislazione mira a diciamo tenere sotto controllo questi soggetti e nel caso verificare che determinate previsioni si applicano anche agli stessi, nel caso in cui queste abbiano una sede ad esempio sul territorio della Repubblica, per evitare proprio queste disparità, per evitare che determinati soggetti che operano come soggetti che sono stabiliti con la loro sede in Italia operino al di fuori della normativa che si sta costituendo in materia di antiriciclaggio e tutte quelle che sono le normative e regolamentazioni che andranno a costituirsi poi nel tempo a venire. Quindi sicuramente... Io, se permetti, Alberto, la faccio molto molto sì. più semplice, poi Alessio incastrerà, però io la faccio veramente molto semplice. Se non fossero in Italia, noi ci aspettiamo che un VASP faccia inserisca la SOS in Infostat UIF, un VASP estero, oppure ci aspettiamo che la Guardia di Finanza vada a Londra, a Los Angeles, a Singapore a fare un'ispezione? Quindi secondo me è per quello, no? Il punto di contatto, cioè se un VASP vuole lavorare in Italia deve avere un punto di contatto in Italia, perché la Guardia di Finanza deve poter andare, citofonare, buongiorno, e fare le sue ispezioni. Mi trovo assolutamente d'accordo, anche come ex ufficiale della Guardia di Finanza non posso che ribadire l'importanza che comunque, voglio dire, chi vuole prestare certe attività comunque le presti nel rispetto di determinate regole. L'obiettivo credo sia comunque di poter arrivare il più rapidamente possibile ad una disciplina normativa comunitaria, proprio per evitare disallineamenti, quantomeno a livello europeo, tra chi opera in Italia, tra chi opera in Germania o in altri paesi. Allora, io direi, intanto, è stato veramente un bellissimo convegno, sono contento di averlo potuto moderare, ho imparato tante cose, devo dire che anche la vicenda tra Snow One, la vicenda di Quadriga, dopo un po' lo smarrimento iniziale che ho avuto, ripensandoci e dopo aver visto il documentario, e suggerisco a tutti coloro che hanno Netflix o non hanno Netflix, si trova comunque in rete di vederlo, perché sicuramente è un modo per conoscere anche l'aspetto un po' più patologico di questo mondo, ma nello stesso tempo per renderci conto, almeno io mi sono reso conto, del fatto che ci sono delle buone regole attenendosi alle quali probabilmente si rischia meno di quanto non si rischia andando ad abbassare troppo la soglia d'attenzione. E nello stesso tempo come i metodi, è stato citato il metodo Ponzi, sono, ahimè, spesso e volentieri la ripetizione in salsa un po' più tecnologica di metodi già noti e già utilizzati spesso in passato nel mondo. Pensiamo al caso Madoff, per citare quello più recente di maggiori dimensioni, ma che hanno interessato anche il nostro paese più da vicino e organizzato da soggetti italiani. Gli atti di questo incontro, in particolare la videoregistrazione, credo verrà messa a disposizione a breve anche sul sito di Compliance Design Event Top. Vedo che è riapparsa anche Tiziana Ballarini, che ringrazio. Sono sempre stata dietro le quinte, ma almeno ecco. Per i saluti finali mi sono... Grazie, allora a te il saluto finale, Tiziana, così chiudiamo in bellezza questo. Non voglio rubare altro tempo, quindi hai già detto tutto tu, Fabrizio. Ricordo che parlavamo di indagini a livello europeo, c'è la procura, no? Europea, che qualcosa in più sicuramente farà e sta facendo, però non aggiungo particolari cose. Ringrazio di nuovo tutti e, come hai già detto tu, ci sarà sul sito di Compliance Design il video, quindi, e se ci sono domande che volete ancora fare, potete fare appunto anche riferimento alla nostra associazione scrivendo oltre che a Compliance Design eventualmente anche a noi ASML, e quindi vi ringrazio. Dimmi tu, se posso aggiungere un'ultimissima cosa, ovviamente ASML è un'associazione aperta a tutti
quindi non solo le banche, non solo gli intermediari, ma chiunque voglia dare il suo contributo anche all'interno delle commissioni, tra queste la commissione FinTech, come tutte le associazioni vive di quote associative molto molto modeste nel caso dell'associazione di ASOML, quindi chiunque volesse darci una mano e soprattutto contribuire poi ai lavori delle commissioni, tra queste anche la neonata commissione FinTech, sarà un piacere, vi accogliamo a braccia aperte. Assolutamente. Anche quelli che si occupano, anche quelli che rappresentano il mondo evidentemente degli exchange, che oggi non hanno ancora una loro parrocchia, quella dei VASP, ecco, è aperta a tutti, non è solo aperta alle banche o agli intermediari, ma ha l'obiettivo di essere trasversale, è nata con questo obiettivo e questo obiettivo continua a perseguire. Nasce appunto per questo, non ribadisco perché hai già detto tu, dico solo che stiamo rifacendo il sito, che si sta rinnovando e sicuramente speriamo nel vostro apprezzamento e anche nella vostra adesione. Vi saluto, vi ringrazio, ringrazio tutti e buona serata. A presto. Grazie mille, ciao Giacomo, grazie Alessio. Ciao, grazie a tutti.